35 anni di musica in Piazza del Duomo a Pistoia. La domanda non è per il sindaco, ma per il giovane Bertinelli. La nostra vita è stata accompagnata da questa musica. Lei come l'ha vissuto, Samuele? Io l'ho vissuta come moltissimi giovani pistoiesi, crescendo insieme al Festival Blues, vivendolo nell'adolescenza con la curiosità di chi, accompagnato dai genitori, dai primi amici, ne perlustrava, diciamo, gli angoli, assaporava una musica che ho sempre apprezzato, e poi la prima giovinezza e la giovinezza che sono andate consonando con il Festival Blues, e che hanno visto ovviamente quei giorni come giorni di libertà, di complicità, alcoliche, sempre rispettosi del contesto cittadino per quanto mi riguarda, ma insomma giorni davvero straordinari dell'estate pistoiese, giorni per i quali, quando all'università magari si era già fuori città, finiti gli esami, si ritornava per stare in città. E poi da adulto l'esperienza del Pistoia Blues Festival vista anche con gli occhi dell'amministratore comunale. Io sono diventato consigliere comunale a 22 anni, sono divenuto subito presidente della Commissione Cultura e mi sono immediatamente misurato anche con gli aspetti organizzativi del Pistoia Blues Festival. Già allora una ipotesi che avanzavo era quella di una diffusione in tutta la città e anche nel tempo di questa manifestazione così straordinariamente importante per l'immagine della città, per le ricadute economiche e commerciali che questa ha, per il profilo artistico e culturale, per l'apertura al mondo. Oggi sono lieto, da sindaco, diversi anni dopo, di poter dare un impulso, credo significativo, in questa direzione di futuro, che è quella della lievitazione in un senso europeo, internazionale, ancora ulteriore della manifestazione, sugli esempi blasonati, importantissimi, dell'Umbria Jazz o del Montreux, nei quali, come a Pistoia, è stato e sempre più sarà la musica e la protagonista in rapporto con la città. Quest'anno abbiamo davvero tante novità importanti per festeggiare uno specialissimo 35esimo compleanno di Pistoia Blues Festival. Ecco, anche a tavola, perché quest'anno, diciamo, le informazioni sono anche legate alla ristorazione, alla enogastronomia pistoiese. Sì, questa è una delle numerose novità del festival di quest'anno, un rapporto sempre più stretto con gli esercizi commerciali, con il mondo economico cittadino. Quest'anno abbiamo per la prima volta 22 ristoranti convenzionati che proporranno due menù speciali legati al Pistoia Blues Festival. Quest'anno rimoduliamo il tradizionale mercatino su tre piazze della città, sarà accompagnato da un'offerta gratuita musicale, animazione di strada, artisti di strada che arricchiranno le piazze e il mercato, che noi crediamo avrà così una nuova e più feconda vita. Questo consentirà anche agli esercizi commerciali in sede fissa di poter stare più aperti e anche più a lungo, fino almeno alle 21:30 la sera, tutte le sere. Tra l'altro abbiamo nel cuore di questi 8 giorni importanti anche i giovedì dei percorsi notturni, dunque ci attendiamo che le ricadute di un pubblico numerosissimo che quest'anno affluirà in città, siamo già oltre 17.000 biglietti venduti in prevendita, che sono quasi il doppio di quanto avevamo venduto a consuntivo dell'intera manifestazione dell'anno scorso, ha anche ricadute importanti economiche e commerciali, diciamo, nella città. E dunque anche questo rapporto con gli attori economici del territorio si va rafforzando e siamo lieti. Questo significa anche ampliare, per esempio, la platea degli sponsor. Quest'anno per la prima volta abbiamo tra le new entry, diciamo, rispetto agli alleati più tradizionali come Toscana Energia, la Farcom, Publi Ambiente, cioè attori istituzionali che in alleanza con il Comune sostengono la manifestazione, e altri attori molto importanti, dalla Fondazione della Cassa di Risparmio a Enel Green Power, che
entrambe per la prima volta accompagnano con la loro sponsorizzazione la manifestazione, e poi altri sponsor che accudiranno, si prenderanno cura dei segmenti della manifestazione, anche qui introducendo elementi di novità importanti. Penso alla Vivanca, penso alla Fondazione Giorgio Tesi Group, che anch'esse voglio ringraziare, che ci aiuteranno per esempio a realizzare, sarà il concerto di Susan Vega, la possibilità per la prima volta anche qui nella storia lunga della manifestazione, un concerto interamente gratuito per tutti i pistoiesi che vogliono andare a quel concerto. Dunque tante novità, rese possibili anche dal fatto che la manifestazione cresce anche nell'impegno di molti nostri alleati vecchi e nuovi. Ecco, poi smontato il palco, però l'estate non finisce, anzi entriamo nel vivo perché il calendario è ricchissimo. Sì, un Pistoia Festival particolarmente ricco di novità è in effetti quello di quest'anno. Certamente, diciamo, il 35esimo compleanno del Pistoia Blues Festival sarà, come dire, un punto di richiamo altissimo, non soltanto per la Toscana e non soltanto per l'Italia per tanti pezzi, perché noi stiamo vedendo quest'anno, meglio degli anni scorsi, una geografia di provenienti da tutto il mondo, dalle prevendite dei biglietti, in un contesto più generale, che è quello dell'estate pistoiese, che vede davvero tante novità. Uno sforzo organizzativo importante che consentirà, senza soluzione di continuità, di allestire i palchi per le altre manifestazioni, i molti altri concerti, spettacoli teatrali che saranno in Piazza del Duomo, naturalmente la Giostra dell'Orso, un importantissimo appuntamento tradizionale, diciamo, del folklore e della tradizione culturale cittadina, con l'apporto sempre rinnovato di tutti i rioni e dei cittadini che seguono sempre con maggiore attenzione quest'anno anche in una partnership importante con il CONI, questa altra manifestazione di riferimento del Pistoia Festival, ma anche la novità che mi piace sottolineare del cinema all'aperto, che quest'anno si farà per la prima volta a Villa di Scornio, sposando insieme la musica della scuola Mabellini, dell'ATP, il Parco Puccini, uno dei più belli della città e non soltanto, con il cinema all'aperto, anche questa una novità importante. Dunque un'estate bella, lunga, significativa, densa di appuntamenti buoni per tutti i gusti, di alto profilo artistico e culturale, di respiro davvero europeo, che mi induce ad invitare tutti a venire a Pistoia. Benissimo, io la ringrazio, ci vedremo sicuramente in Piazza del Duomo. Beh, buongiorno Sindaco. Grazie.